Amava il suo lavoro, sempre l'arma, amava la famiglia, amava il contesto, amava aiutare le persone. Sembra ieri, non sembra vero tutto ciò, però la realtà è questa, la realtà è difficile da accettare, però dobbiamo andare avanti, no? Però vogliamo giustizia. Un ragazzo esemplare, un uomo esemplare, cioè è il top. Ho perso mio padre 11 anni fa, lui l'ha sostituito, amava il suo lavoro, sempre l'arma, amava la famiglia, amava il contesto, amava aiutare le persone, ci metteva il cuore su qualsiasi cosa che faceva. Ma tu come sei venuto a saperlo? Che cosa è successo in quelle ore nella vostra famiglia? A me mi hanno chiamato di notte dicendomi che era successa una cosa a mio fratello e stava in ospedale. Io stavo a Napoli, stavo dormendo, l'avevano portato in ospedale, non sapevo cosa fosse successo. E io per la strada comunque siamo andati a Roma, io, mio cugino, però non sapevamo proprio che cosa fosse successo. Per strada l'ho capito, avevo capito già qualcosa di serio, però non pensavo proprio a una cosa del genere. Stiamo seguendo tutta la parte del processo, stanno facendo un ottimo lavoro gli avvocati, i giudici. È un po' lungo il procedimento, è un po' difficile da accettare tutta la situazione. Sembra ieri, non sembra vero tutto ciò, però la realtà è questa, la realtà è difficile da accettare, però dobbiamo andare avanti, no? Però vogliamo giustizia. Esatto, voi che cosa chiedete? Giustizia, appunto. Non ho più mio fratello, non lo so. L'ergastolo per questi ragazzi? L'ergastolo sì, uno. Stare a casa sapendo che comunque ci sta un'udienza, comunque stando a casa non faccio bene. Preferisco stare qui e vedere in prima persona, sentire. C'è mio fratello, cioè non è una persona estranea. Ecco, ma dover rivivere però capire.